video didattici da www.fantasiauebitminoredi.http://www.fantasiauebitmaggioredi.a/cura-di-vincenzo-riccio lettura facilitata con la sintesi vocale. L'uso di Alpha Reader della Ericsson. Prima parte. Una volta installato il programma, sullo schermo apparirà questa iconcina. Cliccando sopra si apre una tastiera di riferimento, una pulsantiera che è utilizzabile per fare le operazioni di lettura. Analizziamola brevemente. Abbiamo questo tasto verde, corrisponde al play, chiaramente lo stop, avanti e dietro, e l'aumento poi della voce, eccetera. Qui sotto abbiamo delle opzioni per fare una lettura continua o scandita o mettere un eco. Qui invece negli strumenti troviamo gli strumenti per leggere direttamente le pagine web, creare dei testi o trasformare e salvare un testo letto in un file audio, mentre questo ci consente di avere una guida. Vediamo brevemente come funziona. Vogliamo leggere una pagina scritta da noi, per esempio su Word. Apriamo Word. Abbiamo qui, ho già scritto un qualcosa, copiato. Ecco, se noi vogliamo far leggere quindi qualcosa di Word o di qualunque altro testo, noi dobbiamo evidenziare la parte che vogliamo leggere. Una volta evidenziata, clicchiamo direttamente su play e partirà la lettura vocalica. Alpha Reader 3 è il primo software su chiavetta USB che, rispondendo alle esigenze di bambini, ragazzi e adulti con DSA, rappresenta uno strumento compensativo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Alpha Reader 3 raccoglie in un'unica soluzione 1. Un lettore vocale che permette di leggere i testi con l'aiuto della voce sintetica in modalità karaoke direttamente nei file PDF, Word, Reader e Internet Explorer. Legge direttamente i file originali, mantenendo l'impaginazione originale e senza dover fare copia e incolla. Permette di fermarsi, rallentare, tornare indietro o passare ad altri punti della pagina, sempre con un immediato riscontro visivo. Consente di utilizzare contemporaneamente sia il controllo vocale che il correttore ortografico. Bene, fatta la lettura, potremmo cambiare e leggere questa parte adesso con una lettura scandita. Quindi, prima era una lettura continua. Vediamo quella scandita che vuol dire. Alpha Reader 3 è il primo software su chiavetta USB che, rispondendo alle esigenze di bambini, ragazzi e adulti con DSA, rappresenta uno strumento. Ecco, come si vede, in questo caso la lettura è veramente rallentata e può essere utile per fare un'analisi delle singole parole. Quindi questo è il modo più semplice e veloce di leggere qualunque pagina e qualunque testo che noi abbiamo a disposizione. Poi esistono altre funzioni che vedremo successivamente. Comunque, come si vede, il lettore facilita notevolmente che cosa? La lettura di un brano, quindi il bambino o l'alunno che ha problemi di dislessia o difficoltà di lettura, con l'aiuto vocalico è facilitato in questa lettura. Può essere scandita e con altri sistemi si può anche fare un'analisi del testo.